Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, oggi live un po' prima perché sai chi lo ha giocato per bene, è un gioco lunghino e quindi ci sta. Buonasera Panzi, buonasera anche a te Axel, come state belli, come state? Axel, come Ci state? Bene, sentiamo? bene. Ci sentiamo alla perfezione. Andiamo subito su... Che cazzo sta succedendo qua? Andiamo subito su Sekiro, che tanto non è un gioco... Qui sì, si menano le mani e stop. Allora, devo far vedere il controller, che non so ancora dove cazzo mettere, sinceramente. Però. Eccoci qua. Si vede il controller, sì. Oh, non mi ricordo dove cazzo eravamo arrivati, assolutamente. Forse il sogno. Forse dovevamo andare nel sogno perché avevamo appena shottato il Sasuke Tarocco. Anzi, no, prima di andare. Me l'aveva già dato? Sì, mi sa che l'avevo già. Ok. Meniamo le mani. Tra l'altro, di recente ho anche comprato. Dov'è? Qua. Ho anche comprato, come vi ho detto, Ghost Recon Breakpoint, che non mi ha veramente tanto sorpreso. Non me lo sarei aspettato in quel modo e mi ha veramente stupito. E ho anche comprato Phasmophobia. O Phasmophobia, o come cazzo si dice. Bellino, bellino, bellino. Qua dietro va... Devo prendere qualcosa che mi sono dimenticato. Ah, tra l'altro, è vero, devo cambiare ste robe qua. Mettiamo l'ascia caricata, perché è bellina. Come si aspetta? Com'era la... Ah, era così. Non è con quadrato, sono abituato a Code Vein. Agna! Sto premendo un quadrato per attaccare. Ho capito, non... Vabbè, è un parry essenzialmente. Volevo un attimo imparare ad usarlo, su, tranquilli. Sto continuando ad attaccare con quadrato. Sto continuando ad attaccare con quadrato, vaffanculo. Porca puttana, non mi... Io purtroppo di recente sto anche giocando a un altro Souls-like che è Code Vein. E lì purtroppo attacco pesante e leggero, sono uno con quadrato e triangolo. E questa cosa mi destabilizza la testa in una maniera. Perché purtroppo io ovviamente sai che non è che me lo gioco da solo per cavoli miei, perché voglio che sia proprio molto più senza farming, roba, sia molto molto scialla. Appunto per questo le live durano anche un pelino di più. Però questa cosa si farà sentire tantissimo. Questa cosa si farà sentire molto. Madonna, qua che buio. Infatti lo vedrete anche sul controller che ogni tanto premo quadrato a cazzo. Ed è una roba che mi destabilizza tantissimo perché premo e non parte il colpo. Minchia se è buio. Preso. Ma qua lo stronzo rispona? No, 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 no. Non ci voglio avere a che fare di nuovo. Però mi sa che mi tocca se voglio andare di là. Ah.
Seguilo, via, 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 via. Che tra l'altro ho scoperto una cosa, è quando muori... No, no, no. Riposa! Madonna! Mi sono ricordato che la malattia del drago succede quando tu effettivamente muori, non se usi la resurrezione. Se tu muori e giustamente, sai, ritorni completamente in vita, si triggera. Ah, per fortuna sta cosa c'hai per armor. Ah, ma perché puoi scegliere dove andare con il colpo. Ok. Vabbè. Dovevi. Vabbè, fortuna è un cretino e non mi prende. Ma non sto capendo, ma c'ho qualche... Il controller ogni tanto va a fanculo? Eh sì, ogni tanto... Laghicchia il controller. Che palle. Infatti vedevo che ogni tanto mi dava degli input un po'... Vabbè. Aspetta. Ok. Rieccoci. Ah. Aspetta. Questa te stanna, eh. Che l'ho missato te. Vabbè, ma io sono un cretino comunque. Non volevo usare questo. Ok, ma il range di mia... Comunque sempre un po' di... Before after. Però lì ci sono dei droppini che ho perso. Prendiamo i droppini. Droppini. Vabbè, è nato. Comunque, siccome vi ho detto, ormai queste micro disconnessioni non...
Non mi danno, guarda, non, è, non mi tangono più, non mi fanno più niente. Anche se ho capito che potrebbe essere effettivamente qualcosa di interno alla rete. Solo quello c'era. Non è di. Vabbè. Non sul fuoco, Sekiro! Ok. Credo che sei immortale, ma se prendi fuoco è un po' un problema. La tenuta è irata. Ciao papà, qua ci ritorneremo per un'altra boss fight bellissima. Minchia, qua è bello, eh. Non ti curare delle mie ferite. Inutile. È troppo tardi. Lupo, prendi. Prendi questa. Chiave del tempio nascosto. Il tempio nascosto è una tenuta irata consegnata dal gufo. Il tempio è sul retro della tenuta. 2. Il signore assoluto. Difendilo con la vita. Se verrà preso, riportalo indietro a ogni costo. Della oh, amico, ci sono andato a fare i capelli, porca puttana. È lì, passare dal davanti è impossibile. Non supereresti mai le fiamme. Sì, forse le rupi proprio qui fuori. Quanto basso, Sekiro. Torna all'ingresso della tenuta e cerca una via laterale lungo le rupi. Entra dal retro, attraverso il cimitero. È la tua via d'accesso. Però bello il doppiaggio italiano, eh. Codice di ferro. Sì. Il signore è assoluto. Lupo. Proteggi. Diciamo che Sekiro queste cose se le ricorda un po' male. Perché poi dopo tantissimo tempo ho scoperto che qui c'è una sorta di boss segreto opzionale molto bello. Padre. Minchia, con questa cosa veramente il fuoco è molto più bello. Bello, bello, bello. Vado alla mia sinistra e seguo la rupe. Attraverso il cimitero. Ci sarà una via verso la... Ci penso io. Ci penso io, padre. Bellino. Dai che ci sali, dai. E là. Dai, Sekiro. Proviamo a far così. No, di là ci andiamo dopo che ci sono due ammazza shinobi. Commetto che ormai l'incendio alla tenuta è fuori controllo. Già, se qualcuno vuole uscire, potrà usare solo questa grotta. Non fate scappare neanche un ratto. Yuzu. Ah, Yuzu. Veramente. Non mi dispiace affatto. Odio i bastardi egoisti che ci lasciano tutti alle spalle al primo segno di pericolo. Odio anche una lama alla gola, sospetto. Missato. Ah, m'ha preso comunque. Le schivate me le devo ricordare.
Perché quelle non... sono tipo più che vado con i perri. Madonna mia, non si vede un... beh, quelli nell'originale non si vede un cazzo, va bene. Minchia, aspettate, vi alzo un attimo la... la luminosità, perché porca puttana, se non vedo io non immagino voi. Dov'è? Ah, ecco, non la vedo. La metto un attimo a 7. Non si vede veramente un ciosbino di nulla. Fermerà prima o poi. Porca puttana, ho schivato. Ah, cazzo, e vabbè. E una volta che ve li imparate, i nemici sono veramente easy. Ah no, Madonna! E ho capito dei danni. Però vaffanculo, sinceramente. Mazza shinobi dei miei coglioni. Che tanto sono ammazza shinobi perché usano le. Quelle non so se sono lance. Non mi ricordo come si chiama il termine adatto. Non credo siano anche delle naginata, mi pare. Ma non sono quelle. Perché quelle sono da taglio, queste sono più da a fondo. Tutto qua, veramente? C'era solo sta roba? Ma aspettavo di meglio, sinceramente. Tutti i ragdoll. Al di là di un cazzo! Aspetta, mettiamo un attimo questa. Perché effettivamente qua... è più realistico. Com'era? Aspetta. Cioè, è più realistico che non si veda un cazzo. Yo ho ho ho. No! Stavo cadendo giù una vera cotta. Posso salire in alto? Mi sa di no. Non vedo appigli, quindi credo di no proprio. Minchia, comunque stare scedi il fuoco lo fa veramente bello. Veramente, veramente bello. Prurito al naso. Perché? Ah, oddio, non l'avevo visto. Assolutamente. No, ah, Dio, non mi sono seduto, mi dimentico. Vabbè, proviamoci. E che... oh.
sono morto. Vaffanculo. No, è ritirata. Guarda come piotta con quei piedini, Sekiro. Mi dimentico sempre che devo riposare a sti cosi, non sono come i falò di Dark Souls. Sta tornando su tutta la cena, tutta. Sciottiamo quello pesante. Oh! C'ho pure io l'affondo comunque, eh. Bello effettivamente poter combattere senza dove sta a pensare, perché io l'ho detto, purtroppo non le usate per un cazzo le protesi, perché sempre quella cosa che sprecavano sti emblemi. Mai. Infatti mi sto cercando di forzare il più possibile utilizzarle. Infatti intanto faccio delle minchiate non poco indifferenti. Cos'è? Ah, ma perché il save sta qua dietro? Bella sta armatura samurai. Siamo in... sì, ok. Oh, i corandolini serviranno, madonna. Era così... così semplice, madonna. Allora, ah, oddio, vero, sta Ciccio Panzola. Sei stato bravo ad arrivare fin qui. Ah, isso, sì. Sei uno shinobi valoroso per un errante. Devo proteggere il giovane signore Lord Kuro. Se fallissi, Lord Ishin non mi perdonerebbe mai. Unisciti a me! Non te lanciai? No, bro! Ascoltami! Ma... sì, ma tu sei un besugo che carichi a cazzo. Ma stai a parlare con uno shinobi e vai dritto. Un attimo, non morì. Oh. Ma guarda che se sta via i pizzeo. Ah, non lo posso schivare così, eh? Devo saltarlo per forza, eh? Ma vaffanculo, aspetta. Vorrei salvarlo, sto stronzo, ma pia carica Dream, ma che rincoglionito, ma guarda. Ho combattuto con...
Con Yashina, ma tua sorella. Ma sei un rincoglionito, ma altro che hai combattuto con la Scina. Tu sei proprio un rincoglionito. 9 persone più un tizio che più o meno è grosso quanto 6 persone, tu carichi. Furbo. Furbissimo. Cazzo m'ha visto? È rispawnato, rincoglionito. Oh, meno male. Yeah. Ok. Ma ci posso pensare a quello che carica dritto a testa bassa? Non ci posso veramente pensare. Tra l'altro fatemi un attimo controllare una cosa, perché mi sono dimenticato se ho modificato o meno i settaggi del microfono. Non vorrei che il microfono adesso sta spammatissimo e fortissimissimo. E non me ne sono accorto prima, però mi sembrava giusto. No, sta giusto, ok. Perché ho visto una onda radio. Una onda audio un po' troppo alta e mi sono preoccupato. Ok, è così. Oh, ogni tanto mi dimentico di rimettere i settaggi. Zio, se ti fai furbo... So che gli shinobi non erano propriamente... Ma perché stava là? Queste cazzo di frecce di porca puttana. Dove? No. Tecnicamente quello stronzo non stava più avanti. Perché sta là appiccicata alla porta? Quello stronzo dovrebbe stare molto più avanti. Così che ti... E c'è lo spazio dietro per shottargli i minion. Come ricorderò male io, che cazzo? Namo stealth che questi... Ma come cazzo mi hai visto? Ma cosa cazzo sta succedendo? Ma si è rincoglionito il gioco? Tipo quello stronzo non dovrebbe... Ma io me lo ricordavo al centro davanti a tutti, non lì. Bah, vabbè, avrò falsi ricordi.
Non volevo fare questo, va bene. Ma quelli hanno smesso di cercare quegli indicatori di merda. Gesù bambinello. No, non il boss. Si è alzato il boss. Vabbè. Gli sniper. Vabbè, ho capito. Vecchia maniera. Vecchia maniera, mi sono rotto i coglioni. Datte Baio Sasuke, un cazzo, un culo. Sciotta tutto e passa la paura. Ecco, se proprio muove combatte, zio, vieni. Andiamo. Ora è il momento per combattere. Vai. Oh, 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 Sekiro, Sekiro, non ci rimane in mezzo. Vabbè, sono stato coglione io, dai. Dai, 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 dai. È questo? No. Scusa, ma lo... Non è veleno? Minchia, il veleno quanto male! Bravissimo! Scuola della Cina? Mamma mia, lo stanna! D'attacchi. No, dai, non me lo uccide. Sono morto io. No, 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 no. Ah, dai, mo avrà preso veramente a qualcuno la... Avrà sicuramente preso a qualcuno la cazzo di malattia del drago. Che è la seconda volta che moriamo così. Oddio, l'ha presa a lui. Dunque, sei sveglio? Sembra che il fato non ti voglia ancora morto. E senza mai ascolto, da qualche parte risuona un forte tossinato. L'uomo che tossisce intenta a scolpire senza sosta. Vabbè, possedere questo oggetto riduce la probabilità di ricevere aiuto divino. Pure la donna spaventata. Tutti, sì. Ma che cazzo ci frega tanto? No, sono morto due volte, mi becco tutti. Hai incontrato.
incontrato lo scultore? Sì. Sì. So solo quello che Dogen mi ha detto tempo fa. Il retaggio del drago conferisce il potere della risurrezione, ma non è un potere qualsiasi. L'uso ripetuto porta alla stagnazione, che prima o poi raggiunge il punto in cui trabocca. Questo fa ammalare chi non possiede il potere. Lo chiamano mal del drago. Sapeva moltissimo a riguardo, ma anche così non è riuscito a trovare una cura. Perdonami. C'è un modo per curare questo mal del drago? Non saprei, ma non ne sono certa. Ma innanzitutto devo studiare le ricerche del mio mentore per cercare un modo. Grazie. Ok. Magari se non mi avevi fatto rispondere a fanculo era un po' contento, però va bene. Mi dovevi fare la cutscene bellina, lo capisco. Andiamo qua. Ovviamente non so se ci dovremmo venire adesso qua, perché vedo che fanno dei dannini un po'. Ma va bene. Su, madonna puttana, con gli attacchi wireless. Aspetta, non me la devo entrare in fight. Anche perché questi sono stronzi base, la postura, ci vogliono 4 colpi a spaccargliela. Manco fossimo durante l'endgame, quando ci stanno gli stronzi invasori. Cazzo mi vede? Ma porca puttana. Ma che cazzo l'avete fatto a... Ma cosa l'avete fatto a fare sto merda di passaggio, se tanto chiunque mi vede sopra quel cazzo di tetto? Scusate, ma qualche modo ha sputtanato le IA, non c'è sta niente da dire. Ma che è? Che rompe i coglioni, siete voi? Toh, così. No? Chi mi ha colpito il buco del culo? Corri. Sì, però io devo abbassare un po' l'audio, perché sti tamburelli mi stanno entrando nel buco del culo. Sinceramente, sti tamburelli mi stanno assordando. Perché sono smessi i tamburelli? Ah, perché mi ha perso le tracce. Ma scusa, ma può perdere le mie tracce? Davvero? Arriva. Aiuto. Corri, scappa, c'è il Nemesis, cazzo. Gna. Vediamo se mi posso nascondere dietro la roccia. Deduco di no. Gna. Sto giro, mi becchi con sta merda.
Ah! Devo saltarla quella, cazzo. Te ci mette pure tu, Warlock. Buonasera, comunque, come stai? Sono contento, sono... Ella! Zio, adesso puoi entrare in fight, vieni. Sì, in realtà sì. Perché se mette un'armatura leggera più sul modificatore destrezza, ci sta. Ma sai, prendi un'armatura che c'ha 11, c'hai più 4 a destrezza e via. Beh, aspetta, già 18 comincia. Aspetta. Per un ladro comune la sua... No dai, come cazzo mi hai preso? La sua CA è la sua armatura più il suo la sua armatura se è leggera più il suo modificatore destrezza. Se è media è il suo... la sua armatura più 2 massimo del modificatore destrezza. Perché ha tipo 20 a destrezza. Ma come cazzo sei morto tu, rincoglionito? Ma vaffanculo, guarda, non lo rifaccio, il bot è morto ormai. Beh sì, c'ha il più 5. Non so le armature leggere, l'armatura leggera che c'ha 13 alla CA. Boh. Cioè, mi sembra un po' OP l'armatura leggera che c'ha 13 a CA. Però potrebbe essere, cioè l'unica appunto è che c'ha un'armatura che c'ha 13. La media? Che vuol dire la media? Ah no, se hai un'armatura media non ci puoi mettere tutto il modificatore destrezza. Puoi metterci massimo più 2 se c'hai un'armatura media. Anzi, forse pure se c'è l'armatura, non mi ricordo bene, però mi pare che con la media si puoi mettergli massimo più 2, c'è un talento che ti permette di mettere più 3 invece. Sì. Se è un'armatura media che c'ha 13, sì. Tecnicamente te converrebbe una leggera, però la leggera, il fatto è che... T'aggiri sempre l'attorno. Perché la leggera, se prendi una di quelle scialle, c'ha 11. E quindi più 5 vai a 16. Proprio se una di quelle armature fighe c'ha magari 12. Più 5, 17. E tecnicamente ti conviene la leggera. Però sono quei micro cambiamenti che... Poi dipende anche dall'armatura, perché se un'armatura se sono delle armature in particolare medie, ti danno lo svantaggio sullo stealth, per esempio. Perché non tutte le armature medie sono... Non tutte le armature medie sono... Stealth approved, diciamo così. Mentre leggere tutte, tranne una, ma che non prende mai nessuno. O più che altro non mi ricordo sinceramente quanto è la CA di un'armatura leggera iniziale. Screen, non me lo ricordavo. Però si dovrebbe essere 11. Per questo ci stanno tipo dei barbari che fanno delle porcate in mani, perché dei barbari tipo da nudi hanno la CA che è pari al loro modificatore costituzione più il loro modificatore destrezza più 10. Che è un bot. Perché una persona nuda in generale c'ha 10 più la sua. Più la sua destrezza. Invece il barbaro ci aggiunge anche la costituzione. Quindi puoi avere tranquillamente un barbaro che è. C'ha tipo da nudo 19 alla CA. Non c'è nient'altro qua dentro.
Usa la manina, vai. Oddio, ma ci sta la falena, è vero, Kippa. Vabbè, punti ferita, semplicemente vedi il livello del personaggio e rolli il dado. Gli oggetti iniziali della tua classe stanno nella tabella della creazione della classe, te lo dice proprio che hai. Mentre altri sono più del background tuo. Poi se molte volte i master fanno tipo rollare i soldi che c'ha un determinato personaggio e dicono ok, voi avete questo budget per farvi, magari se volete qualche arma particolare, un'armatura più potente, così via. Il giovane signore è all'interno del... Sì, Arlok. Tipo armature, armi, scelta di armi, scelta di armature, oggetti vari stanno tutti là. Quindi starà bene, ma non si sa mai. Il giovane signore può aver... Gliene frega un cazzo a sei, guardalo. Vada lui. Mo c'è la falena. La falena... Che palle. Vediamo come va con la falena blu. Tu sei benvenuto nella casa blu. L'uscio è aperto. Pipiri. Pure nel passato, sì. Quella è la vecchietta più che altro. È la mamma di Nosuke. Ammazza presenza. Ah, ecco perché mi scioccavano. Perché questo è quello che ti fa diventare più furtivo. Prendo robe, cazzo. Bella. Bellino. Vabbè. Andiamo. Non ti ho preso. Gna. Ciao Inosuke. Voi, fossi in voi. Non entrerei in te. Quella tecnica illusoria, solo un seme della percezione può disperderle. Prendete, piantatevelo nel culo. Tutto quello che ho. Seme della percezione, ma non lo voglio, non lo userò tanto, credo. Andrò molto... Niente, che sta stronza fa delle illusioni e le fa sparire. Una roba che poi tra l'altro non puoi neanche usarlo, non lo troverai mai più nel gioco, sta roba da trovare, è un rarissimo. Minchia, però la... Mi piace molto di più l'effetto questo qua, vabbè. Andiamo. Tu sei benvenuto nella casa blu. Padre. Madre. Father, mater. Le farfalle, tutti quanti, sono svaniti. Mio sire. Doppio da seguito, boh. No. Puttana di merda. Ah no. Andate. Chi sei? Perché con... Devi andare adesso. Goku, non lo sai. Però presto lo inculerai. E poi niente, per far ricordare a Sekiro come appia dei cazzi in culo. Detto semplicemente. Mamma mia, bella sta scena. Perché non se la ricorda lui stanotte quando gli hanno rubato il maestrino. Allora, bella che sei. E danziamo. Questa non me la ricordo, mi sa. Vediamo. Vabbè. Ecco. Quanta! Ma sei scema! Che cosa? Ma scusa. E cazzo pari, stronza.
Ah. Non ci molla adesso. Me ne frega con un HP. Ah! Dovevo fare il parry perfetto, là mi si è sputtanato. No, non lo uso. Ah cazzo, è vero! No 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 no! Gna 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 gna. Porca puttana! Dai, quello devo saltarlo, me lo dimentico sempre. Dovrei essere ancora vivo, vero? Quella, buongiorno signorina. Cadi ogni tanto, eh. Devo saltarlo, mannaggia a me. Non salto. Mi dimentico di saltare. La spacchiamo comunque. C'è sempre la prima fase in cui bisogna... Ma se mamma mia, su kill, non si può dire. C'è sempre la prima fase in cui bisogna ricordarsela e poi bisogna menarla, di saccarnegnarla ai bot. Però mi sa che quell'attacco posso pararlo con un parry perfetto. Mo proverò a farlo. No. Quello sì però. Me lo dimentico. Me lo dimentico che devo saltarlo. Non ce la faccio. Dai che sì. Oh ma sto cazzo. Oh, c'era un pixel. C'era un cazzo di pixel che non andava via. Gesù bambino. Bentornato. Dai scendi su.
una delle varie mentori di Sekiro. Essenzialmente. Ma non credo, Era un illusionista di grande esperienza. Ruggedo di ciliegio, cazzi in culo atomici, c'è tutto, insomma. Posso bere in santa pace senza che succeda il finimondo. Vorrei togliervelo il cazzo di controllo, però si Sekiro non ha un modo per altabbare senza che si sputtana tutto e niente. E questo è come sei ritrovato nel pozzo, nonostante abbia affrontato 45.000 persone, gli hanno tirato una coltellata a tradimento. Una coltellata, una spadata. Dici. Hai combattuto con valore e lo hai fatto per me. Ma perché il doppiaggio è così basso, porco Dio? Non posso gettare al vento tanta lealtà. Lupo fedele, prendi il mio sangue e vivrai ancora. Questo è per farti scoprire, oltre a come finito nel pozzo, ma come ha preso questa cosa del... Come ha preso questa cosa, no? Del sangue, del sì immortale. Scusa, non ti avevo notato. Lo scultore tossisce sangue. E sti cazzi. Ho preso un campione del suo sangue per le mie ricerche sul mal del drago. Un campione del suo sangue? Sì. Il sangue che ha tossito, in particolare. Dal colore, il sangue sembra contaminato. Stagnante. Comunque a mia tizio di Dark Souls gli piace la parola stagnante, la usa ogni 3x2. Sì, portami dei campioni di sangue tossito da... Sì, più campioni avrò, maggiori dettagli potrò scoprire sulla malattia, se trovo qualche male del drago glielo chiederò, grazie, arrivederci. Bella. Belli di dialoghi e tutto, però ci mettono 4 anni a dirli. Quasi devono menare i mani, non c'è frega della lore. Tra l'altro c'ho un rosario. Sti cazzi da lore. Dobbiamo viaggiare nei dintorni di Ashina. Dove cazzo era la signora qua, mi sa. Tutti gli oggetti, ma neanche. Penso che non l'ho quasi mai fatto, a meno che proprio nei giochi che più mi interessano. Dobbiamo andare un attimo di qua. Quello. Bravo, Sekiro, che non ti spezzi le tibie. Ah! Oh, ma che vuoi l'abbraccio? Forse abbraccia tutti, ma che cazzo fai? Orso abbraccia tutti, gira qui in città. Vedi come che bello il gameplay, che però potendoli usare un po' liberamente, almeno per ste cacate qua. Quello che cazzo ci fa lì? Guarda che belle chiappette. Questi direttamente da Bloodborne comunque l'hanno presi, eh. Mi sono distratto. Bello come mira sotto all'ascella per fare il suo colpo. È veramente figa come cosa.
Preso. Ok. Gnium. Gnium. Matre. Madre. Mia matre. Alla fine. Il giovane signore. Ah, piadanculo. No, no. Inghe. Che cazzo ridi? Ma già è morta. Ma scusa, ma il... Sì, ho capito, ma il mal di drago l'ha preso un falò fa. Già è morta. Ma scusa, ma si è buggato qualcosa in seguito? Ma perdonatemi. Si è presa una volta il mal di drago per un falò ed è morta immediatamente. Ma ci volevano più teletrasporti per farla stirare. Non muore così come una stronza questa. E quindi niente, questa ci serviva per prendergli il sangue, così che Emma potesse studiare sta malattia e darci una roba che serve per curarli. Però a quanto pare un cazzo. Ma non morivano mai così. Così presto comunque. Vuoi acquistare? Non le vendi tu le cose quelle per curare? No, va bene. Sì, dove trovi i corvi, trovi il cazzo in culo. Via. Questi sono fatti da Damantio, non si stannano. Sai che lo c'hai uno stuzzicadenti, né una katana. Lo sai che non lo so, sinceramente. Secondo me mi bestemmi addosso. Vediamo se adesso c'è il piccolo easter egg. Non c'è. Ma perché io mi sono flashato sta cosa che qua se incontrava il... C'era il serpentino di merda che ti faceva ps 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 in giro. C'ho proprio sto ricordo vivido. A matita ormai. C'è stava la... Sì, no, a parte quello. E io mi ricordavo proprio che lui qua girava. Lo incontravi che girava e si faceva i cazzi suoi. Vabbè, qua abbiamo finito tutto. Intanto ci torneremo più avanti. Siamo arrivati al castello da Scina. Ma cominciano i cazzi quelli nel culo forte, forte, forte. Molto forte, sì. Come? Non ho detto niente. Non posso bere, va bene. Ciao, Digno. Grazie al cielo, grazie al cielo. No. Che cosa prendi? Ah. E tu? Hai sentito parlare del Tempio Sempo? E invece? Il Tempio Sempo? Per il Tempio del Cristo, ma no. Lì vive una persona speciale, una persona santa. Alla tua. Forza. Prega anche tu con me. Grazie al cielo, grazie al cielo. E vabbè. Andiamo prima di qua. Ci andiamo dopo. Questo era il ponte dove siamo stati con quando all'inizio gioco.
Qua sotto c'era la mezza merda. Non credo si possa, sai. C'è una cosa che fa Roberto. Che hai messo tu l'armatura a quel grosso idiota della truppa Taro. Questo è Roberto. Era un colosso con una forza straordinaria. È vero, ma. Ma tu non gli piace, gli è piaciuto ancora meno quando l'hanno messa. Scommetto con la versione che il baby ci va a togliere subito di dosso. Mi raccomando, non avvisare il tuo compagno. Chi è Roberto? Era quel gigantesco colosso, tipo un tizio alto 3 metri in armatura pesante che affrontiamo su un ponte. E l'unico modo per shottarlo è sfiondarlo di sotto dal dirupo. Poi lo affrontiamo. Mi dà pure tra un po', effettivamente. Allora, di qua è zona opzionale. Che faremo ora? Perché sì. E là. Roberto! Tra l'altro è il papà di quello che ci ha dato. Cioè, il papà del ragazzino citato nelle castagnole che noi usiamo per fare sto strumento. Gna gna gna. Perché si omette signora Ianelli? Sbagliato, canzone. Via. Yeah. Andiamo. Non si apre da questa parte. Minchia. Guarda come riccio. Ultimamente roba tutti i giorni. Lo so, allora la battaglia stava iniziando. Motivo in più per prendere sul serio questa segnalazione. Allora, che uccidiamo prima? Quello o quello? Non ci arrivo, però faccio... No, doggo. Silenzio. Che qua è un cancro di luogo. Quello non deve vederci. Quello è l'inferno, Crea. Chi è bui? Questo dà l'allarme, avvisa tutti. Qui dentro che ci stava? Ah, il corno spezzato di Ghiobbo, tra l'altro. Bellissimo, questa è la lancia. Questa me la andiamo subito a fare perché è bellissima. Usata pochissimo, ma è fantastica. Che fa? Stacca tipo i pezzi dalle armature, i pezzi d'armatura dalle persone, li stanna. Che madonna, stai calmo. Oh, hai rotto il cazzo. Cristo Dio, che ci facevi nei cespugli come uno stronzo? Che fastidio. Allora, questo è un problema. No, eh. Va
guarda che... Perché vedi, questa è una cosa che mi sono sempre chiesto in Sekiro, che era un gioco così. Dovevano metterlo il... il fuoco amico. Perché tu non mi puoi fare le orde che si trapassano di spadate, mazzuolate e non si fanno un cazzo. Perché già è difficile, perché Sekiro è fatto per essere... è fatto per essere un gioco 1v1. Se poi mi fai pure che questi fanno una merda. Ma poi voi chi cazzo siete? Non ti stanni! Cristo Dio! No, quello no. Hai finito? No, perché devo liberare l'aria, c'è sta un boss sopra. Porco Dio. Sono morto. Ma sta annato. Certo, affronta il boss mo così, non so quanto convenga, però almeno prendo prima i drop, va, capito? Perché tutta stare se te la fai stealth è una cagata, peccato che c'era un tizio qua. Completamente a random. Quello ogni tanto era un tizio di Dark Souls 2 che arrivava e diceva: oh, metti un mostro là che ci sta bene. Zio, ma non c'ha senso, appunto. È un gioco, deve essere difficile. Lo sto veramente andando a affrontare. Vabbè, dai. Sì, sei bello, sei un fotomodello. E là. Mi chiedi. Ma mo turno, se mi volevo un attimo, sai, non voglio far ammalare di cancro. Ti vuoi attacca? Non volevo far ammalare di cancro, sai, tutti. Perché quello succede. Poi se mi cominciano a morire gli NPC, sì che stiamo... La vecchia è morta con una botta. Come la vecchia? La vecchia doveva essere... Non mi ricordo se campava, però tecnicamente da lei puoi prendere i primi campioni di sangue, ma... Quanto pare il gioco ha deciso, te sei trasportato una volta, è morta. Non si parla con gli NPC tutti morti. Non capisco. Perché? Perché Gesù? Perché bambino? Non si può dire, perché non stavo a dire una cosa molto bannabile, però va bene. Allora, visto che io sto contro un palese figlio dell'Androcchia, tocca annacce un attimo cattivi. お前はもう死んでいる!
Ok. Dai, che era. Sono morto. Sono io. È vero, perché lui fa quella carica strana. Vabbè, ho capito. Bro. Ma tu che cazzo sei? I samurai, l'onore. Ma vostra sorella, quella puttana, altro che l'onore. Tu. Non tu. No. Non tu. Quell'altro è finito, mo. Ha fatto kill steal così. Dov'è? D'accordo. Io sono uno shinobi, non c'ho 47 milioni di vita, sono autori. Ti ammazzo con gli shuriken. Vuoi entrare o ti devo fare così? Sono uno shinobi, sono autorizzato anche a resuscitare. Che tanto c'è quello stronzo qua fuori che appena esco mi tira una botta in bocca e mi sciotta. Vuoi entrare? Va bene, vai, dentro la casa. Dai. Ma quello... Dove Cristo? Mannaggia la Madonna. Mi hai fatto perdere una vita grande. Non andiamo di qua, che ci stanno gli amichetti tue. Altai! Ui! Sono morto! Sono vivo! Asodo, sono io. Vieni qua, pezzo di merda. Nye. Sta un boss fight è stato caos. Arrivi, prima barra easy, arriva uno così a cazzo è passato da là. Ciao. Io non ho parole. Ok, meno male. Posso salire là sopra? Cazzo serve salire qui sopra? C'era un drop qui. Ma vaffanculo. Madonna. Sarà stato un boss fight caos puro. Caos puro è stato. Oddio, ma c'è sta pure Sasuke di nuovo. C'è un altro boss qua, Non, ma tu. Allora. Rashbi. Comunque si dà più fastidio il soldato che il boss, perché i boss sono rhythm and game, ma se ti ci si infilano robe che appunto non vanno al ritmo, è un puttanaio. Ok. Mi giuro che se un soldato ti botta me ne frega un cazzo, hai visto? Non me l'ha tirata una botta, perché sono troppo... Allenamento scavalcamento. Sono troppo potente. Sono felice che tu Mastro Lupo. Che cazzo. Lo so. Mal del drago. La stagnazione tra bocca si diffonde. Una malattia che col tempo porta alla morte.
Di che cosa parli? Preoccuparti per me, non sono normale come vedi. È difficile parlare ora. Me ne frega un cazzo. Mi devi modificare la protesi. Lancia. Lancia caricata, fai vedere. Scatena fondi telescopici. I nemici piccoli colpiti sono trascinati verso di te. Può strappare via pezzi di armatura semplici ai nemici. Una delle famigerate tecniche di Gyobu il demone. Ok, scusa. A che può fregare di... Ma sì, a che può fregare... Beh, quello che gli ha salvato la vita, gli ha messo la protesi Shinobi. Cioè, essenzialmente gli ha dato un braccio. Quindi... Poi, soprattutto se siamo nel Giappone, onore a te, onore a me. Ti devo onorare perché tu mi hai salvato il buco del... Come non... Ah, oddio, ci stanno i materiali, vero? E affannati, ma... Non dovrei essere così cattivo con colui che mi ha salvato la vita. Lancia caricata. Bellissima. Poi belle queste cose che cambiano le... Onore. Quello che ha coltello. Sono uno shinobi, non... Si può usare anche in volo? No. Posso fare tipo gnac. Sì, posso. E manichino vivente, mi serve un attimo. Sarò io. Dove hai spezzato la postura del nemico? Uso lo scaldamento per sbalzare dietro e sferrare un colpo mortale alle spalle. Uno scaldamento per sferrare tre colpi mortali alle spalle. Ok. Questo qua serve, sì, poi puoi ucciderlo. Questo essenzialmente è, ti permette di... Mi sono sbagliato. Di provare le tecniche. Mi sono sbagliato, sì, scusa bro. Non posso farlo in volo. Non ho capito che cazzo serva questa roba, Però... Finito? Non deludi le aspettative. Sarò io. Minchia, così. Anche quando faccio così posso farlo. Bellissimo. Gnac, posso andarmene? No, ok. Dove vai, Sekiro? Ok, su, dai, vada via il Q, su. Fine. Che mosse di mani. Non ci voglio. No, bella. Arrivederci, ciao. Tanto sta lancia sarebbe stata molto utile contro quello strozzo. Però vabbè, dettagli. Scusa. Bellissima, voglio abituarmi però a usarla. Mi è arrivata una notifica e ho fatto vibrare anche il culo. Ci arrivo? Sì che ci arrivo. Dai, andiamo avanti perché adesso c'è un altro boss. Tutto boss Sekiro praticamente. Non a caso poi hanno messo la boss rush. Ehi. Questa cosa mi delizia. Che bellezza. Eppure è anche triste. Sembra chiamare, bramare qualcuno. Oi. Fammelo sentire ancora una volta. Eito. T'altro è... Madonna! Devo sorvegliare il fossato. Non vi avevo mai visto prima. È di colore, sì. Bellino.
palesemente. Posso dirlo. Non potete. È uno shinobi, zio, non lo dice. Quindi siete uno shinobi? Non posso dirlo. Dovreste migliorare le vostre maniere. Non posso seguirlo, sei minuscolo, vai in giro con le bombette a profusione dietro. Che cazzo sei, un fioraio? Il suono di uno shamisen da queste parti. Ah, è vero che lui viene attirato da una cosa bruttissima. No. Poiché siete uno shinobi, pensavo che sapeste. Questo c'ha una quest che o finisce brutta o finisce che Seghiro deve fare una cosa che tapia un culo. Niente, fate come se non avessi. Sì, vabbè. Comunque, voi direte scendi nel pozzo. Col cazzo che scendo nel pozzo. Perché prima. Hey. Buongiorno. Bastardo. Disse lo shinobi all'altro shinobi. Minchia, la telecamera qua dentro è fatta col buco del culo. Gna! Guarda che schifo la telecamera! Questa è una delle fight più fatte male di Sekiro, purtroppo. Perché un calcio sì, vabbè, ma quello non me lamento neanche, perché è Sekiro, vabbè. Il fatto che purtroppo è che se tu stai così... Come cazzo pari? Non pari. No, dai. Che cazzo del rampino, dai, ma ma avete già rotto tre quarti di cazzo, ve lo dico, perché tanto voi siete dei minion di merda. No, per adesso no, però sai, ogni volta che muori aumenta la cosa e dopo un tot via qualcuno. E non vorrei far prendere le malattie. Ok. Qui. Dai, se... Ma... Ok, grazie Sekiro. Vai con calma. Lo so, ma perché mi piace lasciare. Nick. Devo affrontarlo da cancro questo. Cristo Dio, la telecamera. Poi questi c'hanno le gambe fatte da adamantio, perché se no non si spiega come ti fanno così male con un cazzo di calcio. Questo è uno shinobi. È un normalissimo shinobi avversario. Solo che boh, perché Sekiro a quanto pare è nato. Sono morto. Sono vivo.
Ecco, tipo questa cosa. Con quel. Hai visto quel cazzo di movimento? Come cazzo la pari? Non gliela fai. Questo è semplicemente uno shinobi avversario di qualcuno che sta invadendo. Infatti, come abbiamo sentito dai soldati, hanno avvistato uno shinobi. Lo shinobi non eravamo noi, era questo qua. Perché sta qua dentro a spizzicare. Molto probabilmente questo, con il senno del poi, sarà venuto qua, perché Sekiro sarebbe dovuto essere qua ed era venuto a controllare che se effettivamente fosse morto o meno. Perché giustamente, come sappiamo, vabbè, anzi non ve lo spoilo, la persona che ci ha coltellato alle spalle ha pensato è morto. No, perché ha sbucato il bambino e ha fatto immortalità. Giustamente hanno sentito, lo shinobi l'hanno buttato nel pozzo, la gente l'assassino ha cominciato a fare tipo, come? Non è possibile. No, non puoi, finché non prendi la skill non puoi nuotare, quindi lì è un dead end per adesso. Tutta sta roba extra l'abbiamo fatta. No, là non è calma, là è Sekiro che salta come un rincoglionito. È diverso, purtroppo. Una cosa che hanno fatto... Può essere? Ho capito, quello della gatta cieca non... Forse la gatta frettolosa fa i figli ciechi. Può essere tipo. Ho collegato robe a cazzo. Ecco quel cappellino di merda. E tanto te raggiungo, Vieni qua. Fanculo sti nani di merda. Qua non ci posso entrare. Perché è bloccato? Ah, perché qua, vabbè, qui ci sarà il nostro boss finale. Come cazzo si risaliva? Non me lo ricordo. Ma mi sa che qua è per forza mi devo teletrasportare, ma davvero? Sekiro Ultra Ninja Mega Galattico e poi mi devo teletrasportare. Ma che palle. Mi stiracchio. Che ore sono? Sono le 11:10. Dai. Ok, nonostante sembra sia finito di là, non è finito ancora. Domani non vado a scuola. Oh, che bello, almeno stai a Pallonsius all'aria. Sono contento.
Oh, togliamo di bel pezzo di armatura. Questo no sense, però vabbè. Bro! Il mostro di 3 metri. Oddio, ricordami, quando l'ho nominato, di cosa stiamo parlando? Quando l'ho detto. Ok. Morto. Io me lo sono proprio immaginato così, Seiro, quando... quando ha ucciso questo. Quello del ponte. Sto cercando di ricordare che dico talmente tante cagate che... Ah, Cristo, bambino, Gesù, perché... Devo dire tutto. Siamo per entrare in un luogo molto brutto e molto cattivo. Riposiamo, prega un po', Seghiro. Metti 2 dita nel culino e via. Avanti, compra un ex voto, me ne compro pure a te. Goccia, tutti gli effetti del modo guariranno in una sola volta. La tosse si deve... Eccola qua, prendi, 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 prendi. Pezzo di maschera tra... 20 grani di losaleo, di caldo. Riccardo Rosario, tattino basso. No, basta, non parliamo di cose. Tutta robe mai usate, però... Oh, ma quando l'ho presi tutti sti borzè? Mamma mia! Perché vendo i confetti? Perché non li ho mai usati? Sono onesto, non li ho mai usati. 5.000! Ma sei... Ho fatto una cazzata, vabbè. Arrivederci. Andiamo nelle prigioni. Qui è dove facevano gli esperimenti per cercare di creare un sangue di drago come quello di Sekiro e del bambino. Vedete, questi li abbiamo uccisi, ritornano in vita. Però non sono messi propriamente bene. E bisogna uscire lì 2 volte, come Sekiro. Diciamo che questo non è propriamente un posto bello. Ciao. Che cosa fate qui? Bello sto doppiatore. Tutti i luoghi. Ah, siete per caso uno shinobi? Oi. Proprio così. Come pensavo, sareste disposto a occuparvi di un favore per conto mio. Il mio nome è Dojun. Mi è stata assegnata la preparazione di una cura medica basata sulle acque del ristoro. Verrò subito al punto, mio caro shinobi. Questa è una lettera che ho ricevuto dal maestro. Mica non può dirlo, però là. Vabbè. Lettera insegnata del chirurgo, ci serve Dosaku. Una lettera di Dosaku, chirurgo nelle segrete abbandonate, è lisa e sporca di sangue. Serve un uomo robusto, possibilmente un samurai, un soldato robusto come le truppe Taro. Vabbè, possiamo dargli una persona in particolare o la persona di colore che abbiamo incontrato. Ma io non cederò. Non te li do, bastardo. Tu sei matto. Tanto questo combatta a mani. Easy. Ok. Meglio dove? Perché, non, perché sennò uccide quel povero simpaticone alto 3 metri. E praticamente gli devi portare povera gente innocente e la fa diventare tipo dei berserk viventi senza cervello. Poi ce li ritroviamo tutti e due davanti e ci fanno un culo così.
Non questo Sekiro, però va bene. Gna. Per la scienza. Anzi, per la scienza. Ok. Ste cazzo di scarabei. Alzati, stronzo. Madonna, sì, così quanto cazzo li odio. Non mi attaccare, eh. Eccolo qua, il grumo rosso. Questo robo, praticamente, se noi lo ingeriamo... Berserk. Sai chi lo va in modalità Berserk? È tipo la corruzione, boh, non so come chiamarlo. Gnom. Sono lucissimo. Too fast for you. Dov'era per salire? Yappa, yappa, asciante. Acqua calda, acqua fredda, differenza c'è. Mi chiedete. Bevo. Gnom. Riassunto dell'episodio. Ah, ma c'era un idolo, ma no, sti cazzi. Ma va. Qua sotto cosa c'era? Cose brutte qui sotto c'era, non mi ricordo. Cose molto brutte. Molto brutte. Ecco, ovviamente noi se gli portiamo la gente la ritroveremo qua, che è in Berserk, che è stata intrappolata qua perché giustamente è diventata incontrollabile. Sai chi no? Molto. Bravissimo la periata. Quello boh, c'ha la merda nelle orecchie. Chi è che mi ha visto? Ah, ci stava una carpa. Ma il maestro chi è? Che maestro? Ah, è uno tipo un medico matto. Se intendi del tizio vestito di bianco. Tu. Mi ricordo neanche se adesso ci possiamo andare di qua. Poi mi pare di sì. Gna. Levi. Bellissima sta kill. Tu hai rotto il cazzo. Con il salto sopra, mamma mia. Guarda che bello il folletto. Qui tecnicamente si dovrebbe andare al monte dei monaci buddisti di merda, da quel che mi ricordo. Madonna, se io ti è arrivata una sbrangata in fronte. Eh sì, dovrebbe essere giusto. Dimmi. Si sono allontanati dagli insegnamenti del Buddha. Hanno abbandonato la fede. Sedotti dalla ricerca dell'immortalità, se ti coderanno, nessuno può dire che cosa ci sarà di te. Faresti meglio tornare per la tua strada. Comunque, non ti vedo di entrare se sei terminato a farlo. Ma se lo fai, ti prego, procedi con cautela. Ciao, bella, arrivederci. Allora, buonasera, Luciano. Come stai, bello? Benvenuto in live. Bienvenido. Riposiamo. Qua ci sarà un bel pacioccone. Qua c'è un bel pacioccone. Hai. Per te il minimo possiamo fare. Vai, sì. Oh, guarda qua. Che vediamo il pre... Madonna mia. Il pre-after qui è un qualcosa di...
Mamma mia. Comunque. Ma che belli i colori. Bello, bello, mi piace, mi piace, mi piace. Ho sbagliato. Madonna. Allora. Tutto bene, sono appena tornato a casa. Io tutto bene, diciamo che questo sarà il mio mese tra virgolettoni di vacanza, un po' più relaxato, quindi in cui soltanto studio, faccio cose. Mi sto proprio a pallonzio all'aria. Ciao bellino. Mi hanno lasciato qui. Dove siete andati tutti? Perché avete abbandonato? No, sto giocando con il pad della PlayStation 4. Però quello là della PlayStation 3 era quello che faceva vedere meglio gli input. E quindi ho messo quello. Perché piangi? Ma io con la cotoletta, ma la cotoletta era fredda. No, ma potevi passarla un po' in padella? Tutti. Chi? Girano, girano. I fiori bianchi e rossi. Solo un fiore è bianco. Non trovo fiore bianco. Ah, era il bar. Ok. Ma no, che non te. Che tipo dove andavo io lì? Se c'avevano tutte le griglie, le piastre per scaldarti i panini. Un peccato. Idea di cosa sto dicendo. Devo trovare il fiore bianco e puro. Lo farò io per te, tranquillo, bro. Anzi, bra. Allora, ya papà, asciante. Acqua calda, acqua fredda, differenza c'è. È uno shinobi Harlock. Se no si chiamava, invece di Sekiro, si chiamava Samurai. Ho come il gioco di Guardiani della Galassia, veramente bellissimo. Quello calcola che all'inizio doveva essere. Ah, ma torna giù. Oh, quello doveva essere un DLC del primo coso del gioco della Marvel, quello con degli Avenger. Dato che hanno visto che gli Avenger era andato un po'. E quindi hanno fatto, no, facciamoci un gioco a parte, così almeno la gente non si incazza. Però sì, era veramente bellino. Che poi era, è bellino. Io di gente mi sto fissando con... Come cazzo risalgo? Con Ghost Recon Breakpoint non mi aspettavo fosse così carino. Sinceramente non mi aspettavo fosse così carino. Che cazzo è successo? Cos'era? Buonasera Vittorio, come stai, bello? Quello è con Spasmofobia, perché l'ho comprato oggi, ho fatto una partitina con dei miei amici, veramente veramente bellino. Madonna, che bella stare shade e colori così caldi. Ci arrivo! Buongiorno. Questi sono dei monaci, questi vanno di cazzotti, c'hanno il ferro nelle tibie. Ah, vedi, a cazzottoni. Quello che era. Questi sì, sono i monaci di D&D, è vero. Hanno più ferro nelle mani. No, ho sbagliato. Vabbè. No, non credo, Harlock.
Non ho assolutamente niente pronto. Questa settimana è stata veramente piena. Sono circa 4 giorni che sto cercando di fare le decorazioni all'albero. Ogni volta succede qualche cazzo. Non credo che i tecnici di Aulo siano stati mai così veloci in vita. L'ho chiamato il giorno prima, il giorno dopo sono lì. Tra i miei preferiti della Marvel. Eh sì, ma perché i Guardiani della Galassia hanno la comicità, quell'action, che sono veramente carini. Cioè, per fare tipo un paragone, è come Thor Ragnarok, che a me personalmente sì, ogni tanto mi faceva ridere, però era quella comicità un po' forzata, mentre i Guardiani della Galassia è il fatto che è proprio infusa in loro. Cioè, sono proprio che fanno in quel modo, infatti sono bellissimi. Sì, sono un musciotto di motore. No, qua c'è troppa gente. No, questo è un problema, sono troppi monaci. Oh! Ah, ma aspetta, vabbè, c'avete il radar nel culo. Esatto, sono bellissimi perché sono proprio fatti per essere così. Soprattutto Rocket. Anche se Rocket in realtà c'ha tipo una backstory da quel che so che è tristissima. Ma come li stai parando? Non ci arrivo laggiù. Ma anche nel film Star-Lord soffre di insicurezze, ma tanto, eh. Lui fa tanto lo sborone, ma in realtà sotto è mezzo morto lui. Cosa sto leggendo? Una faia, sembra Venom contro Eddie. Sì, è quel gruppetto, sì, così, sì, effettivamente, Luciano. Infatti spero che dopo Endgame... li facciano ritornare in qualche modo con qualche roba dopo. Il pompacecchino. Sono quelle cose tipo quando mischiano i numi, il mega calcio rotante della morte. Ma che cazzo? Ma è possibile che tutto mi fa malissimo? Bevi. Dove sei, stronzo? Dov'è? E si è perso in mezzo alla foresta. No, ancora non l'ho visto. Pensavo di vedermelo stanotte o domani. Dovete, perché sono stato troppo impegnato. Anche se ho visto che in teoria dovrebbe essere diviso in due parti e la seconda parte vi farà esplodere la testa. Però va bene. È giusto così, Jojo è bello per quello. Tototto. Oh, ma che prurito. Almeno i primi 12. Piano piano. Stanno questi, ma tanto a noi non servono. Non lo so. Sinceramente non lo so, perché sto evitando di cercare qualsiasi cosa per evitare spoiler. Poi appena finisco il gioco inizio Mafia. Belli Mafia.
Se più vai avanti più diventano belli. Sono son quelle robe che bisogna recuperarsi. Anche se Mafia 1 non so se ha resistito gli anni, ma credo di sì. Sinceramente. Che è successo? Va bene, Harlock. Che massimo ti banno, nel senso, passa la paura. Ci vuole niente. È un attimo. È un click. B. O dici tu, ci metto un attimo a togliere coso, a togliere mod. Ragazzo, sai che io non so neanche, non so neanche così difensivo sulla parte 6 perché so come finisce, quindi me l'hanno un po' spoil, cioè ho, negli anni ho sempre visto qualche roba dei manga, dei ca- quindi post oltre al saper finale, ok, sono tutte le classiche scenette belline. Ah, hanno fatto il remake? Non lo sapevo, bellissimo, che schifo. Punto. Quindi non, quel, non dirlo. Anche se c'è qualcuno che se, se lo, che se se lo vuole vedere. Ma quella è come la cosa del ah, Dio c'ha lo stand che ferma il tempo. La gente ormai non credo possa più nella vita dire colpo, perché ci hanno fatto talmente tanti meme, talmente tante robe che non lo sai. Pure perché non te ne frega un cazzo di JoJo, lo sai. Ma Jotaro non è il main character nella parte 6. Dimentichi sempre quello. Ma ci stanno seschi. Perché? Perché? Che? C'avevi i sensi di ragno? Nya! Oh Cristo. Diablo 2, se intendi... che Cristo, Madonna! Se intendi il remix, sì. Tanto, tanto bellino, anche se... mo non so quando se è uscito proprio effettivamente. Avevo provato la alpha slash beta. Devono smussare degli angoletti che... è scarso lo stesso pure nella 4 viene battuta un tor. Quella è una. Quella è. Purtroppo è Araki. Che vabbè, lasciamo perdere. Che appena un personaggio non è più il protagonista, un attimo gli sputtana i livelli di potenza. A cazzo. Norco. No, 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 aspetta. Arrivederci. Dove vai? Vabbè, arrivederci. Se da. Giusto. È uscito proprio totalmente. Allora dovrei comprarlo. Perché durante l'alfa hanno fatto un lavoro di Cristo. Non gli si può di niente. Però mi devono far uscire Diablo 4. Non il remake del 2. Il 4 mi devono far uscire. Devo vedere quella cazzo di diavolessa fregna all'opera. Porca puttana. Ma Giorgio è appassionante, è bellino. Il fatto che la gente tende molto a tenersi alla lontana da Giorgio semplicemente perché è talmente tanto inondata da meme e altre robe che si scherma. Cristo. Che prurito l'orecchio. Madonna. Stavo prendo la 30, però ho detto domani mattina lo prendo, invece stamattina ho preso su. Sì, ogni tanto mi è capitata pure a me quella roba, ci rimango malissimo. È sempre così. Ma il bello anche di JoJo è che nella sua irrealisticità è realistico. Non so come spiegarlo bene, però effettivamente è così. Perché nel suo no sense ha un senso,
Perché nella sua cazzata almeno dici, ok, se stiamo navigando su quella roba, dici, effettivamente c'ha senso. Unica spiega. Vabbè, ancora lei signora, ma rotti i coglioni, sarò sincero. Non c'era un checkpoint. Ricordo un checkpoint. Però Diablo 2 sì, remake dovrei prenderlo. All'inizio non l'ho, l'unico motivo per cui non l'ho comprato è perché il 2 originale è, c'ha proprio quella cosa che dico io, quel muro generazionale che è molto difficile da battere. Mi sono consolato con Mafia Definitive Edition. Giustamente. Giustamente, ma qui non c'era un posto dove riposarsi? No, proprio. Me lo ricordavo. Signora, la lancio di sotto dal dirupo se non si sta fermo. Sekiro! Madonna puttana. Vabbè, sei dovuto cadere, ho capito. Va bene, Sekiro, va bene. Va bene, Sekiro. Cristo Dio, guarda dove sono sceso. Ma sì. Ma poi è bello che ogni season di George è una cosa completamente diversa da quella prima. Quindi puoi benissimo partire da una qualsiasi roba. Dovresti, tipo te Harlock, vederti la prima e la seconda per avere un po' di contesto per le altre. Però Bloodborne, magari. Non mi ricordo che c'era un checkpoint. Ricordo male. Potrebbe essere pure qua. Before after. Mamma mia. Ma diciamo che Mafia non è propriamente il solito sparadotto. Per carità, è, su quelle cose è molto molto basic. È più per piano che qua ci spaccano male. È più per la trama. Però è bellino. È veramente bellino tutto il mondo, i personaggi. Tipo se ti piace Peaky Blinder, quello lo amerai. Se ti piace Pornhub, adorerai Pornhub. Com'era Pornhub Live? Non mi ricordo com'è quello, il premium là. Non mi ricordo come si chiama. Signora, che cazzo dei guardi là? I frutti del serpente. Uno è l'altro è scorto. Ah, è vero, perché qua ci... Non me ne frega un cazzo! Ci serve un oggetto per fare sta roba. Ah, è Diablo. Tecnicamente per console ci dovrebbero essere le demo di Diablo, se non sai se ti piace. Però per farti capire una cosa, è giganteschi dungeon pieni zeppi di nemici, tu che vai avanti e apri tutto. E appena hai un livello buono, sali di difficoltà. Upgradi tutto, upgradi, raffini il tuo personaggio, il tuo equipaggiamento. Ci stanno una caterba di skill per ogni classe. E ogni volta che tu arrivi all'apice, rifai di nuovo. Sì, so, lo hai ascoltato fino a ieri di la verità. Che cosa? No, non sono così ricco da avere Pornhub Premium, o come si chiama. Sarò onesto. Sarò onestissimo. Non mi voglio avvicinare a te perché tu mi fai prendere un infarto adesso. Tu mi fai prendere un colpo, figlio di puttane. Tanto c'ha tutto l'intestino per terra, questo dovrebbe essere immortale, eh. Benissimo. Tipi i gatti. Non ce l'hai la scolopendra tu? Bellino. E ha fatto per 18.000 anni. Sì, ma ho un pedo di vita, io non posso andare avanti così.
Fegir è diventato una zebra nel mentre. Tipo, se, per esempio, Lucia, se te, cioè, se te dovessi consigliare da quale Diablo cominciare, te direi il 3. Perché il 3 è molto più fluido, è molto più veloce, è molto più raffinato. Il 2, col fatto che è, sì, graficamente rifatto, però mantiene quella... mo non so, nella finale, però nell'alfa era così. Mantiene quella sua un po' legnosità di quei giochi dell'epoca che a me personalmente dopo un po' mi fa girare i coglioni, però l'accetto. Come se fa... È vero! Ogni tanto ritornano i giochi in cui vi siete tutti non l'avevo visto. In cui avete followato. Sì, ma c'è un peso di vita, non posso fare le cose! Harlock, smetti di fare col meme perché Sekiro è bellissimo. Ci avessero puntato di più, però. Ci avessero puntato... Che era? Drop. No. No. Buonasera Pasquale. No, non è una prima. Sono morto, mi prendo la freccia. Non è una prima run. È una rerun un po' moddata per forzarmi ad usare gli strumenti ninja con qualche piccola moddina stupida. Principalmente quella delle cose. Lo sanno, ma Harlock, smettila. No, non li affronterò con mezzo peto di vita. Questi. Non ho la forza mentale di farlo. Vado. Buonasera, benvenuto in live. È la verità, Jack. Tu ancora aspetti la... Prima o poi si fa tutto, Harlock. Piano. Tutto si fa. Si è... Riposa, segui. Non so che chi ti ha fatto le zebrate addosso. Ecco, da qui potrei affrontarli. No, non c'ho... No. Pippi... Mi devo ricordare... No, non voglio... Non era qua, era più avanti. Ah, è vero, fra un po' c'è Roberto. È quello intendevo, Harlock, il tizio dei 3 metri. Me lo sono ricordato adesso, Roberto! Bellino, povero pure. Tra l'altro. No, non ci hanno puntato abbastanza nel senso... Non nel senso che... È di nicchia o altra roba. Ma che Sekiro l'hanno veramente fatto a, non a cazzo, però hanno preso tipo un team e gli hanno fatto fategli sta cosa per riempire la roba. Poi ha vinto tipo il Game of the Year. Effettivamente ci sono tornati sopra a fare tipo la boss rush, delle sfide extra e altre cose. Perché Sekiro, se tu lo guardi da un punto di vista tecnico, rispetto ai Souls, a Bloodborne, a Elden Ring, è molto semplice. Perché l'hanno veramente usato tipo per attappare un buco nel mentre doveva uscire altro. Non se lo aspettavano proprio che facesse quel boom. Sì, quello là, Harlock. Tu stira, per favore, dov'era quell'altro? No, se che lo fermo. Qui ci spezziamo le tibie. Ecco, l'unica mod che abbiamo, Pasquale, perché io nelle prime run non ho mai usato gli strumenti ninja, è quello degli emblemi infiniti. Ovviamente senza abusare brutalmente degli strumenti. Un Dark Souls 4. Da come è finito il 3 non lo so. Cioè, da come è finito il 3 o fanno una cosa che continua direttamente il 3 su Ariandel e compagnia, o altrimenti dovresti lasciarlo fermo là.
Sì, soltanto che io la prima run l'ho fatta tutta con lo shuriken di merda. E forse due volte la lascia. E dopo tantissime volte ho scoperto tipo che serviva la lancia per staccare i pezzi d'armatura e altre robe. Io me la sono fatta tutta di R1 e L1. Sekiro? Ok. E infatti mi sono perso tantissime cose. Forse anche il cappello. Il cappello per alcuni tizi l'ho dovuto usare perché era un inferno. Eccola qua. Questa è la roba per il tizietto. Eccola. Ah no, non è quella bianca pura. Sta più avanti quella. Tra l'altro qua ci sta la campana per mettere la mega hard mod. Questa ero tentato da metterla, però... Eh sì, perché sono rotte. Sono rotte, tipo... La scimmia con le castagnole la devasti. Il cappello invece è utilissimo, quello particolare. È utilissimo contro i... gli headless. Bellina però sta mod... Il cappello è un mega Perry. È tipo... dopo quando lo sblocchi è tipo un mega gigante cappellone. E io il demone del fuoco invece la... Forse l'abbiamo fatto pure in live il demone del fuoco. Anni or sono. Quello non l'ho usato, mi sa lì il cappello. Vieni Roberto. C'era... No, scusi, non volevo sedermi. Va bene. Ma che bella voce che hai in italiano. Tu sei uscito direttamente da Bloodborne. Vieni qua. No, qui, vieni qui. Qui. Bravissimo. Madonna mia, che non mi aspettavo facessi... Guarda, è proprio Blood, questo è Dark... Ma questo è Artorias! Hanno... Ma è un'animazione riutilizzata di Artorias! Non devo... Ehi, va no! Hella! Sì, è... Ah no, è Gundyr! È Gundyr! Sono morto! Sono vivo! Di qua, eh? Sono... scusa signore, vengi. Vabbè, uscio. Non cadite sotto da qua. No, dai, dice Robert. In giapponese Roberto. Sì, ok. Tanto ha fatto un patatrack perché era un Cristo alto 8 metri con un'armatura pesante. Il cappello è praticamente quello che hanno in testa i ratti, sì. Solo fatto bene, perché è tipo di ferro, gigante, no? E il figlio. Per questo dico che lui mi dispiace sempre ucciderlo, perché le castagnole erano tipo il giocattolino che dava al figlio. Che è tipo per far giocare figlio, non mi ricordo bene perché... E mi dispiace sempre ammazzarlo lui. Perché alla fine l'hanno messo qua giusto a guardia e tu lo secchi malissimo. Allora. Buonanotte Luciano, grazie mille per essere stato con noi, bello. Dormi bene. Mamma mia che bello però. Che... Oddio Cristo. Allora. Intanto potevo usare molti più strumenti contro quello. Avrebbero semplificato. Ah, erano i cani, ok, madonna. Prima di andare lì, vorrei andare lì sotto. No, perché quella non è tipo l'armatura del ciccio panzo che era tipo attaccata con...
due corde di merda. Quella è tipo una full plate occidentale. Infatti, di fatto, quella non è mai. Non è mai nella vita un'armatura giapponese. Quella l'hanno importata brutalmente. Ma tutti sotto all'alberi che stanno. So. Bravo, così tempo. Hanno la cataratta. Per forza. Immagina essere così cieco da non vedere un tuo amico che viene. Ma pure qui. Ma che. Vabbè. Va bene. Tanto queste tutte statuette dei Gizu. Ah, sei rimasto. Scusa. Pensavo fossi più resistente. Scusa, zio. Allora. Prima di andare là dentro, che poi lo facciamo la prossima live, per finire volevo provare a seccare unghiette mannare, come lo chiamo io, che tanto quello è un rhythm game vivente che sta qua dentro. No, sei chi è? Aspetta! Tutto bene, sai chi? Sai chi no? In questo momento sta pensando, ma in nelle mani di quale coglione mi hanno messo? Io sono lo shinobi, perché poi dritto, sì. Preciso. Ah, ma porca puttana. Bello shinobi da Rocco questo. Vabbè, lo affrontiamo con. Lo proviamo a affrontare con mezza vita solo. Secondo me gliavamo, dai. Dipende da quanto me lo ricordo. Ah, li parà dopo un po'. Non siete così rincoglioniti. Ma quello è buggato. Pepe è buono. Ma dove sei buggato tu? Ma sì, ma perché questo praticamente c'ha un'animazione che è lui che fa gna 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 così. E tu devi ritmarlo bene. Ma quello come lo ammazzo? Quello sta infilato nel. Ho capito, sta infilato nel cazzo di. Facciamoli rispawnare. Questo mi pare che non mi fa perdere la roba. Perché sennò c'ho uno stronzo lì in mezzo che mentre sto facendo i perri mi tira il fuoco addosso. È l'ultima cosa che voglio in una fight. Ah, ma sono tornato. Vabbè. Vabbè. Così ne approfitto pure per potenziare una. Bello sto dettaglio però che mette dentro la katana. Perché stai in un luogo di culto. Posso fare qualche potenziamento? Questo? Basta. Guarda quanta roba. Io st'albero veramente l'ho esplorato veramente poco e mi dispiace. Mi dispiace veramente tanto. Però avrei preferito che mettessero tipo l'utilizzo overtime agli oggetti. Io invece che vado con i talismani di merda, puoi sparare, che ne so, tre shuriken di fila e poi si mette in ricarica e magari devi cambiarlo in un altro, così ti dava anche la cosa perché gli emblemi sì, ci stanno, però io personalmente non li adoro. Secondo me?
Dai, Drive, non farti provare ad uccidere lo scultore. Puoi uccidere chiunque. Come la Inosuke e la mamma c'hanno tipo la... C'hanno una... L'aura attorno. Però effettivamente ho ucciso Dogen. E stas attaccavo il samurai afro pure. Forse magari solo dei personaggi che sono utili alla... Cioè... Alla trama. Te lo fanno per... Non sai... Non se tu colpisci Emma qua dietro, lei fa ok, te apro il culo. Perché quello fa. Monte Congo. Ma stanno chiamando veramente il Monte Congo. È vero, sì, perché boh, gli piglia, sai che dice no, questo. Cioè, gli appare professor Rock nella testa. Cioè, momento un luogo per ogni cosa, ma non è questo. Ritrai la chitarra. La chitarra, sì. Sei chiaro che ammazza la chitarra. Va bene. Se sta a far tardi pure per me, eh. Arrivederci. Sembra importante. C'ha il punto esclamativo sulla testa. Ok. Sai che tu mi hai rotto. Non è... Vabbè, ma questi sono stronzetti. Un conto è che mi metto a fare contro. Perché questa cosa abusa. Se tu contro il boss te cominci a tirare shuriken fino a che non gli rompi la guardia. Quello. Ma scusa, ma c'è anche il fratellino qua sotto. Non mi ricordavo. Ok. Oh bella, c'ha l'animazione unica. Bro, non mi rompe il ca... Non sono mostri, tra l'altro, sì, così. Sono umani, semplicemente che l'hanno scrocchiati. Buonasera, Evil. Allora, dai. No, quello devo saltarlo. Me lo sono dimenticato. Beh, un po' una merda. Oh, oh. Oppa. Oh, bro, buono. Ma dai, ma non gli si... Ognia! Ho smorto. Vabbè. Guarda quel cadavere di merda. Mi ha bloccato la schivata, figlio di puttana. Bisogna shottarlo. Arlock ti banno. Te lo dico. Ma tranquillo, ma non c'è sta manco da dirlo, anzi sono contento se la sera vi divertite. Tranquillissimo proprio. Buonasera anche a te, Fada, come stai, bello? Dai. Che potrei usare contro di lui? Qualcosa di... Addio, pure ste tecniche, mai... Potrei usare il corvo della nebbia. Magari fa qualche... Beh. Dai, tirami il fuoco. Gna. Guardali che fanno, guarda come mi guardano. Pezzo di merda. Infame. No, non lui, Sekiro, quello lì. Sekiro! Sekiro! Oh! Ma porco dio! Cavolo. Abusatore di shuriken seriale. No, la gente calmante me fa, l'antidoto non me fa. Vedi.
Ma dai che questo me lo mangiavo tempo fa, ma che mi sono rincoglionito? Ma che è la fiera del fuoco? Ok. Devo seccare quell'altro proprio che mi sta sparando troppo fuoco. Dov'è? No, lui... Tacci tua. È tutto così lui, ma perché io stavo a cercare un ritmo, ma è letteralmente spam e basta. Che palle. Io perché mi pensavo che avessi un ritmo diverso, mentre è proprio spamma. E l'ultimo gli fai il... Ma in realtà neanche serve perché... quello non... quello sei un figlio di puttana però. Neanche si stanna se glielo schivi. Morto. Dai, bro, su. Oh, ma che è? Te sei risvegliato? Dai, su. Successo. Perché no? Perché censura Foxy? Che cazzo di perché? Forse perché è qualche roba strana? Gameplay di qualità su Sekiro, dai, dai, dai. Cerchiamo di seccare prima quegli stronzi di merda che rompono i coglioni. Sì, ma quella roba è una cacata. Però il fatto che mentre stavo facendo... Perché tanto lui è questo. Questo nemico è questo. Spammi, poi fa l'ultimo attacco che lo fai così. Però puoi anche non farlo. Perché tanto non è che poi se ti spazza via ti punisce. È spamma. Però mentre stavo facendo questa parata, Sekiro è tipo caduto. Che cazzo, non ho capito che cazzo ha fatto. È tipo... O ho tipo smesso di spammare. Potrebbe essere. Non vorrei prendere fuoco. Ma il fatto che rompermi la postura non... Buonanotte Arlok, grazie per essere stato con noi, bello. La smetti di spammare! Ti piace? Ti piace quando spammano? Dai, ti piace?
alla fine me l'ha fatta l'ustione. Porco Dio. Che urto. Sì, questi sono altri robbi che l'hanno messi tipo quelli di Dark Souls 2. No, bro, non ho mai visto. Vieni qua. No. Ma perché mi sto a bloccare su sto stronzo? Ho battuto tutti i boss fino a... Mi sto fermando veramente su sto stronzo. Dai su. Dai. Non lo so, non lo so, Evil. Arlock, vai a dormire, per favore. Che non aiuti, si danno incoraggiamenti positivi per fare le cose. Ma non è un mollare, ma è una cagata. Ma non ho capito perché sto stirando come uno stro. Ma guarda che stanno cadendo giù tutti come stronzi. Devo affrontare il boss in mezzo a quell'inferno di stronzi che stanno facendo. Andiamo un attimo in Sabaku mode. Mi sono fatti i capelli, padozzi. Finiti? Finiti, stronzi? Vieni qua, su. Vedi, te bughi pure tu sul cadavere, stronzo, ti piace? Dai, su, ti attacca così t'ammazzo. Oh, affanculo. Sto stronzo, 18 anni per ammazzarlo, ma te pare? E che cazzo? Arca puttana. Mamma mia. Sarà che mi sto rincoglioni perché se sta a fa tardi. Ma che cazzo ne so. Praticamente perfect, sì, non mi ha mai colpito. Ma ha spaccato la postura una volta. Fatto che questo boss è proprio il boss. In realtà è un... Che cos'è? Ah, un gioco. È una roba base. Minchia, non lo vedevo. Non credo. Mi sa che se esci dalla fight in seguito dovrebbe ritornargli la vita. E tu chi sei? Ah, c'è ancora. Gecchino di merda. Allora, non sto capendo, Evil. Sono un po' incoglionito, come stai notando. Pipipi. Ah, è vero, sta... (ride)
Ah sì, ma non lo facevo giusto per non rischiarmela, non tanto per altro. Perché il fatto che non lo stanni, quindi se tu gli tiri una trambata e lui in realtà c'ha, sta già facendo l'animazione, ti prendi una pizza sui denti. C'è un droppino qui. Dammi il droppino. Ci sono pure salito a pigliarlo. Ci sono pure salito. Cioè, arrivo lì? No. Ma perché sei qui? Cazzo sta... Semplicemente non ho rischiato per qualche motivo mio. Ce l'ho? Tutti male di carattere, eh sì. Chi ti ha colpito, scusa? Oh, hai rotto il ca... Non si rompe? Ah! Ah, era lui. Non capivo. Ok. Vorrei arrivare all'altro checkpoint. Dovrebbe essere qua su. Ma che cazzo fa ogni tanto? Ma come... Qua sopra cosa minchia c'era? Ah, oddio, c'era Satana qua sopra, altro che... Eh sì. Abbiamo sconfitto Robert. Il tizio della lancia della luna, là, quello che sta alla torre della luna. Il ninja sotto al samurai di colore. E basta. Poi questi. Ora li stanno leggendo, sì. Ezzi. Il camion che ti porta da... quasi. Perché è un modo per identificare le cose. Non entriamo in altri ambiti. Esatto, quella è una mega citazione ad Afro Samurai. Beh, quelli sono intelligenti, tipo, allora tu guarda dietro, io guardo avanti. Questi c'hanno l'occhi. Ah, non te l'aspettavi, non te l'aspettavi. Ai, mamma mia, non me l'aspettavo neanche io. Allora, prima di risuscitare... Vuoto. Pipi. Questi sì, ma sono quei nemici che ogni tanto mettono con... vabbè, sì, Perry. Master of the Perry siete. Perra, madonna, perra questo. Perra. Dai, mannaggia la madonna. Vaffanculo. Questo ha fatto tutti i perri. Oh, però vedi, questi sono deboli all'accetta. Perché l'accetta giustamente non la puoi perriare. Che hai visto? Che cazzo avete? Il sesto senso! Tanto c'ho l'hyper armor, pezzo. E quella no, bro. Sono morto! Ah!
Ma vabbè, ma questi l'hanno fatti che c'hanno il sesto senso del ragno, del culo. Madonna, madonna, madonna. Sì, vai là. La trottola della foglia della ninja. Ma che cazzo è? Questi sono uno di quei pochi nemici. Perché la barra della risoluzione che sta sotto, sopra la vita, si ricarica se tu shotti le persone. Questi sono uno di quei pochi nemici all'interno di Sekiro che mi stanno veramente sul cazzo. Perché ok che Sekiro è sopra le righe con le protesi, però è tutto sul realismo, almeno fino a un certo punto. E poi mi fai le persone che fanno ste cacate che... Ero entrato lì sopra. Qua davanti che cazzo c'era allora? C'erano i topi. I ratti, i topi, sì. Non sai che io dovevi salire sopra. Vabbè, che cazzo c'hai? Sì, a ricerca. Ma che cazzo è lì? Ma il demone dell'odio purtroppo è tipo... Io capisco che è una ultra mega challenge finale, ma è letteralmente prendere un boss di Dark Souls e mettertelo. Anche se in realtà tu devi ragionare sempre con la mentalità di Sekiro, perché su Sekiro tu puoi parare tutto. E anche il demone dell'odio qui puoi parare. sì, è vero. Gli fanno sta cosa che ti... Boh, quello mi ha percepito perché sono entrato nell'area, perché quello c'ha l'auto lock on. Da quel che ho visto, perché se no non mi spiego come potesse vedermi. Zio, sei un nanetto di merda, ti dovresti stannare se ti tiro una pizza in bocca. Ma c'ho 13 livelli. Ah. La lascia, vedete, lascia che fa effetto. Lascia, non la parate. Non la schivate, non siete immortali, vedete. Una bella accettata tra capo e collo e passa la paura. Vabbè, che tanto questi non li posso ammazzare, quindi... Vabbè. Droppino. Ne ho tre perché ho i semi per potenziarle, ma sono un besugo. Mi dimentico di farla. Sono hardcore dentro. Quindi lascia sempre. No. Allora, io adesso ho appena notato in tutti i Souls, in tutti, se tu premi la schivata senza dare l'input, il personaggio fa Sekiro fa non lo sapevo. Gesù Cristo. Sì. Addirittura i piedi, vabbè. Avete le braccia fatte di adamantio. Vabbè, anzi, loro forse li capisco perché. Allora. A te non mi t'avvicino nemmeno, stai lontano, schifo vivente. Voglio il drop. Dammi il drop. Mio.
Vai via. Schifo. Allora. Madonna, fa. Sotto c'è. Punta la scolo perché tiro fuori il lanciafiamme se vedessi una roba del genere. Che vuoi fare davanti a una roba così? Tanto quei robbi fino a tot non li puoi ammazzare, quindi. Bello che tutti. Ah, noi come abbiamo fatto l'immortalità? Niente, è una roba che ti devasta il corpo, ma diventi immortali. E tu sei Kiro, c'ho il sangue del drago. E i monaci? Ci ficchiamo nel culo le scolopendre giganti. Ah! Beh! I così rosario, quanti ce n'ho? Vabbè, scialli. Sekiro si può fare tutto con pure un'attacca di vita. Ma non è quello il problema. Andiamo. Tanto sono abituato a giocare a Sekiro quando te shottano. Quindi non è che mi fa tanta differenza. Dai. Voglio entrare almeno là dentro prima Arrivederci. Nick. No, è proprio perché non ci faccio caso a ste cose. Ma quella porta si poteva aprire? Apri. Tanto non mi puoi attaccare durante l'animazione. Affanculo. Poteri Dark Souls 3 a me. Tanto non c'entrate qua dentro, no? Ok. Di qua ci andiamo la prossima volta, anche se non mi ricordo se era di là. Ciao. Bellini. Tra l'altro, io ci ho sempre fatto caso, questo è palesemente il modello base del non morto di Dark Souls. 1-1. Solo modificato leggermente. Di là c'era niente. C'era qui, mi pare. Perdonami. Che schifo. Via. Yeah. No. Ah, poi ogni 2x3 si tamburelli. Sherlock, non dire cose. Voglio quello. Eccolo qua. Così curiamo le malattie a quello stronzo lì. Non ci parlo adesso perché la finiamo qui oggi. Perché quello mi pare che ci porta. Oppure le farò, ce le facciamo. Ultimo boss della serata, le scimmiette di merda. Oh, bambini delle acque del ristoro. Perdona. Ah, è vero, perché prima sto stronzo se deve da. Cioè, hai bisogno del Cristino, è vero. Deve sentirsi sola, rinchiusa in quella stanza. Deve sentirsi così sola. Ehi tu. Tu chi saresti? Che cosa c'è? È vero, non c'è il campanellino. Mi hanno detto che qui vive una santa persona. Quanto basso l'audio, però, Cristo. Una santa persona. Una santa persona. E tu parli della bambina. Non Madonna, preti e bambine, no? Ci ho pensato adesso. La fanciulla è confinata nel Sancta Sanctorum. Adesso è impossibile vederla. Capisco. Sei forse uno shinobi? Se le cose stanno. Kiro, quanto pare non sei molto furtivo. Un favore. Ma chi cazzo siete che chiedete i favori? Voleva sapere il motivo del suo destino. Se
se mai tu riuscissi a vederla. Sì, però vorrei un po' esplorarlo, farlo con calma, almeno quello, anche perché è pieno di piccole rubettine. È il minimo che posso fare per espiare le mie colpe. Tanto per oggi siamo a posto. Ma va bene di che? Non di va bene. Non va bene. Questi sono stronzi che per diventare immortali, diventi un morto praticamente, hanno sacrificato robe bruttissime. Ma posso anche fare aumentare la forza d'attacco? No, va bene. Però posso acquistare l'abilità perché ce n'ho tantissime. Respiro vitale, luce. Questo è utile. Metadone posso... Ah, ok. Questo è comodo. Vabbè, prendo pure queste robe. Ah, qui è questo qua. Gna gna, dovrei prenderlo. Però poi lo faremo. Peccato perché sti cazzo di emblemi noi non ci facciamo niente. Scatto d'ombra, che belli, sì. Andiamo l'ammazza, rumore. E ce ne andiamo a casuccia. Tutto, non so neanche se usarlo subito, il coso del drago per curarli. Non lo so, sinceramente. Ma mi sa che manco posso usarlo. Perché giustamente non lo sa che cacchio è Sekiro. Sono felice che tu sia qui, Mastro Lupo. Incoglionito, ok. Ce n'ho altri? Non ho semi, ok. Quindi non è una volta. Allora, significa che compare su chi ha ricevuto il retaggio del drago. Purtroppo non abbiamo la voglia perché ho la skin con Sekiro con la barbetta. Addio. Addio, ciao. Mamma mia, sempre felicissima. Dopo... Vabbè, cazzo hai da essere felice, effettivamente. Ma posso usarlo tipo... Ah, così, eh? Andiamo? Ti sei curato? Forse devo riposare, aspetta. È come se gli ho dato la pasticca. Stai bene? T'a posto, bro? Giustamente. Tutto bene? Sì, vabbè. Scusa, non ho usato il... M'hanno scammato. Era fake. Non si usa così per curare tutti. Che cazzo faceva allora? Io ho letto male la descrizione. Mi ricordo... Boh, vabbè. Ho sprecati. Poi li ricompro da qualche parte. Che palle. Vabbè. Tanto lo scultore è l'unico che non stira. Lo usi all'idolo, infatti. Beh, Evil, non gioco a Sekiro da tantissimo. Bear with me. Ti esce una versione aggiunta lì. Ah, ok. Ma allora... Boh, non... Allora non capisco. Perché giustamente devo portare ancora il sangue a cosa. Forse deve fare ancora l'analisi. Fa il primo robettino. Sì, vabbè. Ci pregati così brutalmente. Harlock, tu ti devi dare una calmata. Comunque oggi siamo 8. Possiamo raidare qualcuno. C'è Miss Croft che sta giocando a... Chi? Ah, il nuovo Pokémon. È andata a spizzare il nuovo Pokémon. Però mi mancava Sekiro. Dai, quest'oggi abbiamo fatto parecchie robettine. Oh, mi scrotto. Beh, adesso ragazzuoli, si è fatta una certa. Io vi ringrazio a tutti quanti per la compagnia. Che comunque a mezzanotte e mezza siamo 8. E non è poco, non è poco. Noi ci vediamo lunedì con Kingdom Hearts 3. Si continua per bene. Che è saltato parecchie volte. Intanto fammi avviare il raid. E niente,
buon fine settimana a tutti quanti, grazie mille per la compagnia, buonanotte Fada, buonanotte a te Evil, buonanotte Arlo e anche a te Pasquale, grazie mille a tutti quanti per la compagnia, buon fine settimana, salutatevi Miss Croft, ciao ciao e grazie mille per il follow Pasquale, benvenuto nella gang, ciao a tutti.